per prevenire l'insorgenza bellica. Ultimo turno del delicatissimo, perché il Genoa doveva incontrare il Torino, e se il Torino l'avesse battuto, a quel punto il raggruppamento finale nord sarebbe stato vinto proprio dal Torino. E c'era anche l'Inter a due punti, oltretutto. Prego? C'era anche l'Inter a due punti, che se avesse vinto. C'era anche l'Inter a due punti, che vincendo il derby con un certo scarto avrebbe anch'essa potuto accampare una qualche chance di vittoria finale al nord. E poi cosa importantissima, nel raggruppamento sud, che peraltro era soltanto a due squadre, quindi quando parliamo di girone, insomma, dobbiamo tenere presente che in realtà non era un girone, era una fase finale a sole due squadre, Internazionale e Naples, che entrambe furono squalificate, e la partita di andata fu annullata per irregolarità di tesseramento di alcuni giocatori. Per cui, col titolo sud vacante, la Lazio fu automaticamente campione dell'intera Italia centro-meridionale, quindi la squadra più prossima e con tutti e due i piedi nella finalissima nazionale. Dopodiché il 23 maggio però c'è stata, del 15, l'interruzione dei campionati per l'evento bellico, tutto rimase così per qualche anno, e poi abbiamo scoperto che questo famoso scudetto, io non dico nemmeno fu assegnato, ma se lo prese il Genoa nel 1921, probabilmente nell'ambito del ricongiungimento della scissione federale che c'era stata l'estate del 21, la ricomposizione è datata dicembre 1921, guarda caso più o meno in contemporanea con l'annuncio fatto con la rivista ufficiale del Grifone. Però il provvedimento diciamo con cui questa assegnazione dovrebbe essere stata formalizzata in realtà non si è mai trovato. Io poi scrissi direttamente alla FIGC per chiedere se effettivamente esisteva o meno sia la richiesta del Genoa per l'assegnazione, sia il provvedimento che disponeva questa attribuzione. In realtà la FIGC mi ha risposto che agli atti federali non esiste né l'uno né l'altro, quindi insomma, come vedete, il materiale per poter procedere a questo esame c'è e c'è tutto, tant'è che poi dopo nel corso del procedimento c'è stata la nomina della commissione dei saggi da parte del presidente D'Avecchio, che l'estate scorsa ha consegnato il proprio parere, che sposa in pieno la tesi che io sono andato sostenendo, e che ha concluso dicendo che questo vulnus non può che essere sanato in un unico modo, cioè attribuendo anche alla Lazio quel titolo, dando per scontato che lo scudetto del Genoa rappresenti un cosiddetto diritto quesito. Poi siamo entrati nel cosiddetto semestre bianco, cioè l'ultimo semestre di presidenza Tavecchio prima delle odierne elezioni, per cui in qualche modo tutto il procedimento si è un po' frenato, rallentato. Oggi c'è stata una novità importante, adesso vediamo di, come dire, arrivare un po' al dunque, perché mi sembrerebbe anche arrivato il momento in cui si arrivi ad una decisione finale su questa questione. Sì, dell'argomento poi stranamente si sono interessate più testate giornalistiche dell'estero che italiane, perché ne ha parlato il New York Times, Le Monde, la BBC Sport, hanno trattato l'argomento, mentre i media nazionali lo hanno trattato poco e male. Secondo lei perché? Io una mia idea ce l'ho, vorrei sentire la sua opinione. Beh, ce l'ho anch'io, veramente. diciamo che addirittura, sì, il New York Times sicuramente, la BBC anche, Le Monde anche, ma anche molti giornali spagnoli, molti giornali svedesi, tantissime testate russe, insomma c'è stato veramente un trattamento molto molto riguardevole da parte del giornalismo estero. In Italia un po' meno, diciamo che ha fatto un servizio sulla questione Sky, c'è stato un mio intervento a Premio Sport, sono stato intervistato da Radio Rai 1 una volta. Dopodiché, a parte il tempo e qualche trafiletto del Corriere dello Sport, altri giornali e altre testate non ne hanno parlato, e se ne hanno parlato non ne hanno parlato in termini corretti. Probabilmente c'è stato un po' di censura, un po' di
ribaltone o tentativo di ribaltone mediatico, forse per confondere le idee ai tifosi e a chi doveva decidere. In realtà però noi abbiamo sempre tenuto il punto, e quindi pur dovendo fare a meno dell'appoggio o comunque di un racconto leale da parte dei media e gli altri media nazionali, siamo riusciti perlomeno con l'appoggio di tutti i siti laziali, del Corriere Laziale, del Tempo, delle radio anche, perché no, diciamolo, è vero, insomma, perlomeno a far capire alla stragrande maggioranza dei tifosi laziali come stavano le cose. Credo l'abbia ben capito anche la commissione della FIGC, altrimenti non avrebbe emesso quel bel parere che ha emesso, e parliamo di una commissione composta di magistrati di elevatissimo valore giuridico. Dopodiché, certo, sarebbe stato meglio che anche nel resto d'Italia questa storia fosse stata conosciuta per come andava conosciuta e per come ancora deve essere conosciuta. Però evidentemente, insomma, la Lazio e chiunque si occupa di cose laziali è il suo malgrado costretto a convivere con questo poco spazio che ci viene attribuito. Sinceramente non so il perché esattamente, ma sicuramente è legata a una certa antipatia che c'è nei confronti dei nostri colori e a una certa preponderanza istituzionale, mediatica, economica e quant'altro che forse c'è in favore dell'altra squadra romana. Io me lo spiego così, altrimenti ci sarebbero da pensare cose un po' più strane, ma preferisco dare questo tipo di interpretazione. Diciamo che sì, se fosse stato tipo lo stadio della Roma avrebbe avuto un'altra cassa di risonanza, ma non ci piangiamo addosso, quindi, anche perché il lavoro che lei sta facendo è soprattutto una raccolta di fatti, quindi non c'è da raccontare qualcosa che uno vuol tirare acqua al mulino alla Lazio o contro la Lazio. Purtroppo da quello che vedo anche sui social, lei, tutti quanti noi per questa cosa dobbiamo fare anche aiutarci tra di noi, perché c'è qualcuno che rema anche contro dicendo no, non lo vogliamo questo scudetto, come se fosse qualcosa che ci va contro. Quindi... Beh, per fortuna sì, c'è qualche bastian contrario, ma sono veramente pochi, insomma. I laziali sono, credo, per la grande maggioranza dalla parte della rivendicazione. Qualche bastian contrario c'è stato, ma anche lì non è che mi ha sorpreso la cosa, perché probabilmente stiamo parlando di alcune persone che alla sola idea che possa arrivare un qualche riconoscimento sotto la gestione dello Tito, sia pur per iniziativa altrui, porta queste persone a mettersi di traverso per principio, ma in realtà credo che questa versione veramente è nata in maniera tutta autonoma. È stata sostenuta da tifosi, gruppi, associazioni, cioè è nata veramente in maniera spontanea, per cui arrivare anche ad opporsi per pregiudizi personali o societari credo che sia veramente un'idiozia, ma per fortuna stiamo parlando veramente di una sparuta minoranza, almeno nel mondo Lazio. Insomma. Buonasera avvocato, io volevo chiederle per quanto riguarda questa vicenda se lei aveva mai avuto contatti magari con qualche esponente del Genoa in merito a questa vicenda, pure per documentarsi, non so. Guardi, io direttamente no, però c'è stato un confronto serrato con qualche esponente del Genoa che rispondeva, insomma, alle prove che noi andavamo tirando fuori attraverso le colonne del secolo XIX. E io, per quello che mi riguardava, rispondevo attraverso o interventi radiofonici o attraverso dei pezzi scritti di mio pugno o sul Nuovo Laziale o sul sito laziostory.it o attraverso qualche articolo scritto per lo più da Salomone sul Tempo. In questo senso c'è stato un confronto. Poi devo dire anche quando abbiamo pubblicato lo scudetto spezzato mi hanno riferito che la Fondazione Genoa ha eccepito alcune cose che secondo loro non sarebbero corrette. In realtà io poi dopo li ho invitati laddove fossero in possesso di prove diverse a tirarle fuori, perché è molto facile parlare quando invece si hanno in mano i documenti.
Beh, quelli parlano chiarissimo, sono inequivocabili. Le parole se le porta via al vento. Ma soprattutto anche perché lei, il lavoro che sta facendo lei non toglie niente al Genoa. Noi stiamo chiedendo qualcosa di nostro, sì, non esatto. È che togliamo niente al Genoa. Sarebbe poi ex aequo, quindi. Assolutamente, assolutamente. Noi abbiamo chiesto sempre l'ex aequo, anche se io personalmente ho fortissimi dubbi circa la legittimità dell'assegnazione del titolo al Genoa. Però per non turbare certi equilibri, per non toccare, come diceva anche la Commissione, i cosiddetti diritti quesiti o presunti tali, per ovviare a questo tipo di problematica, proprio per questo abbiamo chiesto, sia nella petizione sia nell'istanza diretta in PGC che si ovviasse al problema con un ex aequo, che peraltro sarebbe veramente un record mondiale, perché sarebbe la prima volta che questo avrebbe nel calcio. Ma insomma, quello che mi conforta è che poi la Commissione su questo ha reso ragione della tesi che andavo propinando. Quindi, del resto, se si interrompe un gran premio di Formula 1 per pioggia, faccio un esempio, non è che la classifica di quel gran premio si fa in base ai titoli vinti precedentemente, si fa per come sta la classifica allo stato dell'interruzione. Ecco, in quel momento la Lazio, se vogliamo, aveva ancora più diritti del Genoa di vedersi assegnato d'ufficio il titolo, c'è poco da fare. Almeno dai fatti, questi sono, certo. Sì, infatti. Comunque ricordiamo che la petizione è ancora online, avvocato, quindi chi si fosse scordato di aderire può ancora farlo. Sì, io non faccio altro che, come dire, lanciare appelli, uno all'unità del mondo Lazio, che spesso è troppo spesso diviso e proprio per questo si presta ad attacchi dal mondo esterno e dal mondo mediatico, e due, non faccio altro che ricordare appunto che la petizione, per chi vuole, è ancora aperta e può apporre la propria firma o andando direttamente sulla piattaforma di change.org, oppure andando sul sito laziostory.it, che ha ancora il link facilmente cliccabile. Il resto poi veramente è molto semplice, non costa nulla mettere quella firma, nome, cognome, indirizzo di posta elettronica e CAP, non chiede di più la piattaforma Change. Quindi veramente invitiamo chi ancora non l'avesse fatto a sottoscriverla, perché in questo tipo di battaglie poi, insomma, più si è e più prende corpo e prende forza la rivendicazione. Certo, è importantissimo questo, soprattutto pure a livello numerico, farsi notare, come dice lei, per dare un segno pure di unità. Bene, avvocato, la ringraziamo dell'intervento e io, a nome del Nido delle Aquile, la ringrazio per quello che sta facendo e la prego, se ci fossero qualche novità, di contattarci, perché a noi ci fa piacere il lunedì dare notizie su questo evento. No, come no, sono io che ringrazio voi. Ne approfitto per complimentarmi con il Presidente De Vecchio, che oggi è stato rieletto a capo della federazione. Ora, ecco, vi do una primizia: probabilmente ci vorranno all'incirca una trentina di giorni per arrivare alla nomina dei consiglieri federali nuovi. Però noi ci aspettiamo che quella richiesta di convocazione presso la PGC, presentata non più tardi di 10 giorni fa, venga accolta, perché abbiamo veramente l'esigenza di confrontarci in federazione per vedere come si intende in quella sede dipanare la matassa. Dopodiché sono io che ringrazio voi, perché qualsiasi radio, qualsiasi testata che dà spazio a questa cosa è da ringraziare, per cui i ringraziamenti sono reciproci. Avanti, laziali. Grazie, arrivederci, grazie di tutto, grazie. E forza Lazio. Voi, forza Lazio. Lazio. Buona serata. Un cordiale saluto vi giunge dallo Stadio Olimpico di Roma, da dove vi parlano Giuseppe Di Santis e Manuel Codignoni, grazie all'assistenza tecnica di Antonio D'Alessandri e Sergio Brigliadori. Sarà Coppa Italia, ma il derby qui nella capitale è sempre la partita più attesa dell'anno. Non ci sarà l'Olimpico di qualche anno fa, poco più di 30.000 gli spettatori, però in questo momento nella capitale d'Italia si parla solo di questa partita. Lazio contro Roma, semifinale di andata della Coppa Italia il 5 aprile, salvo modifiche di date, è previsto il ritorno, sempre qui allo Stadio Olimpico, che sarà anche teatro della finale, quindi in ogni caso una
romana giocherà tra virgolette in casa la finale contro la vincente dell'altra semifinale tra Juventus e Napoli ieri, come ricordato, l'andata con il 3-1 per i bianconeri tra le polemiche. C'è la Roma in avanti, è andato via Emerson, l'ha messa al centro, la girata di Dzeko, palla di poco alta sopra la traversa, c'è stata anche deviazione, Immobile, posizione centrale.